Sì, abbiamo chiuso con oggi, avendo estrapolato i dati in base alle priorità delle domande che sono state presentate, delle domande online della seconda fase. Quindi abbiamo chiuso con oggi l'assegnazione appunto di tutti i buoni spesa e quindi esaurito tutti i fondi a disposizione del Comune di Fano. Erano 322.000 rotti da parte del governo. E quindi da parte dell'ordinanza della Protezione Civile Nazionale per il sostegno alimentare. Nella prima fase abbiamo servito e abbiamo già consegnato a 1.050 famiglie per una cifra corrispondente a 260.000 euro e sono già state consegnate a domicilio dai volontari delle associazioni del terzo settore coordinate dalla Protezione Civile. Con oggi assegniamo ad altre 260, 259 famiglie per la precisione e dalla prossima che corrispondono a una cifra totale di 62.000 e rotti euro. Quindi la somma ritorna appunto le 322.000 euro che erano state assegnate al Comune di Fano. Dalla prossima settimana queste 259 famiglie riceveranno anche loro a casa, a domicilio, i buoni spesa corrispondenti che vanno, ricordo, da un minimo di 150 euro a un massimo per i nuclei da 6 componenti in su di 400 euro. È una risposta importante, una prima risposta che diamo soprattutto per quello che riguarda, come diceva benissimo, la finalità dell'ordinanza della Protezione Civile a cui noi ci siamo adeguati, soddisfare, la finalità era quella di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali legate a questa crisi da Covid-19, quindi sia per le famiglie in stato di bisogno, sia per quelle che avevano avuto effetti negativi economici da questa crisi.